piazza Strada. È una piazza sì da riportare alla bellezza originaria, perché è 30 anni che questa piazza è stata abbandonata nella pavimentazione, negli arredi, negli alberi. Io vi dico, non è mai caduto un pino in quella piazza. L'unica cosa che è successa è stato un ramo spezzato durante la nevicata del 2010. Nonostante questo, il comune dice che sono caduti alberi, che gli alberi sono pericolosi e vanno sostituiti tutti. Questo per quanto riguarda i pini. Per quanto riguarda il progetto del comune, ci sembra calato dall'alto, nel senso che non tiene conto delle funzionalità della piazza, dei desideri dei cittadini e di chi ci abita. La piazza non è fatta solo da studenti del Dante, anche dagli studenti del Dante, è fatta soprattutto da popolazione anziana, come quella di quella zona del rione o del quartiere. È fatta di famiglie, è fatta di extracomunitari, è fatta di giovani, anche non del Dante. E soprattutto noi abbiamo a cuore la vivibilità per gli anziani, perché l'altro giardino è il giardino dell'orticoltura, che resta abbastanza lontano perché vive nelle vicinanze e cammina a stento col bastone. Per cui quella piazza rappresenta veramente la possibilità di non restare soli, la possibilità di socializzare con gli amici, le amiche, i superstiti. E quindi è di importanza vitale pensare alla piazza, pensando a loro, alle loro necessità, a quelle degli abitanti in generale, di chi l'abita, e non calando un progetto che vale per Piazza della Vittoria, per un'altra piazza della periferia, per Piazza Bessè, sono tutte piazze diverse una dall'altra. Ogni progetto deve essere indipendente e specifico.